Non ci posso credere, ragazzi, sono in linea finalmente nello studio più bello del mondo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi se lo fosse perso, cos'è che si sono persi? Nello scorso video abbiamo dato il saluto alla nostra tana dei vichinghi, perché in questi giorni di quarantena non ci possiamo andare, motivo per cui mi sono spostato in questo nuovo studio che in realtà è la mia cucina. Imbarazzante come cosa. Lì abbiamo Carletto, poi dietro c'è la ruota delle penitenze, Forky, Woody, King, la nostra lavagnetta, non manca più nessuno, solo non si vedono. Finitela voi! I due leocorni. Iniziamo malissimo questa puntata, male male male. Prima di iniziare mi raccomando ragazzi di spolliciare per la nuova postazione dei vichinghi. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. E oggi faremo un esperimento, perché sì, si tratta di un esperimento più o meno pericolosissimo, ma allo stesso tempo super bellissimo. Guardate cosa ho... Ah sì, perché, ok, vi spiego questo fenomeno magico così improvvisato. Praticamente la tela, questa tela qui, perché è una tela per dipingere, è bianca. Di conseguenza, quando la luce riflette sulla tela, guardate, la videocamera va a mettere a fuoco qui e, diciamo, scurisce tutto quello che c'è dietro. Ma se abbasso questo, guardate, divento nuovamente colorato! E come lo faccio il video così? Allora ragazzi, qui ho una tela bianca, la metto lì in fondo così, diciamo, la videocamera non mette a fuoco lei, ma mette a fuoco me. E qui ho altre cose, aspettate, ve le faccio vedere, vediamo se qualcuno le riconosce. Cioè, guardate qua, di tutti i colori, ragazzi. Ho conservato queste candele per un sacco di tempo. Sono proprio candele, guardate quanto sono belle. Le ho comprate da Tiger una vita fa. Questa blu, la rossa, la gialla, questa rosa, la verde, il viola. Insomma, abbiamo un po' tutti i colori. Il bianco ovviamente non ci serve, perché già la tela di suo è bianca. Adesso proveremo a fare una cosa incredibile, ovvero dipingeremo con le candele. Accenderemo la candela, andiamo a sciogliere la nostra cera e facciamo un bel dipinto. Se quest'opera sarà all'altezza, verrà appesa qui nella nostra casa magica dei vichinghi. Effettivamente ragazzi, non sono un genio, cioè ho pensato a dipingere ma in una maniera veramente particolare. Ma d'altronde io sono uno youtuber pazzo e da uno youtuber pazzo ci si può aspettare soltanto una cosa del genere. Adesso andiamo subito a provare. Il problema è che dobbiamo decidere quale opera riprodurre. O ne inventiamo una a caso o proviamo a farne una noi. Se voi foste al posto mio, cosa dipingereste in questo momento? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Foste? Se voi foste, dipingereste? Oddio, spero di non aver sbagliato nulla. Adesso passiamo la videocamera da questa parte e ci concentriamo sul nostro disegno. Vai! Allora ragazzi, la prima cosa da fare è quella di mettere qui dei tovaglioli, perché altrimenti possiamo sporcare. Ora mettiamo qui la nostra tela, ok? Proprio al centro. Qui abbiamo le nostre candele che adesso andremo ad accendere. Allora ragazzi, bisogna fare super attenzione, perché col fuoco non si scherza, anzi a casa ovviamente non fatelo. Se volete riprodurre l'esperimento, fatelo soltanto con mamma o papà. Adesso andiamo ad accendere la nostra candela. Ok, allora dobbiamo fare un po' d'attenzione, perché comincerà a sciogliere subito. Quindi aspetta, la allontano un po' e inizio. Ve lo giuro, non so, qui ci sono pure le ombre nel frattempo, non so cosa ne verrà fuori, quindi farò una specie di disegno particolare, ma d'altronde tutte le grandi opere vengono così. Allora abbassiamo così, non troppo ovviamente, perché rischiamo di bruciare tutto, e aspettiamo che la cera inizi a sciogliersi. Eccola, eccola, eccola la prima macchiolina viola. Ragazzi, ovviamente non possiamo ritentare, quindi se verrà un disegno brutto, verrà brutto e basta. Non possiamo far altro. Iniziamo a cospargere tutta la cera. Ragazzi, ci vorrà un po' di tempo, ovviamente, perché non è facile, non è facile. Cercherò di velocizzare il più possibile questa ripresa, altrimenti finiremo domani mattina. Sto cercando di fare una specie di linea retta. Inizia a sciogliersi la candela da una parte e quindi voi la rigirate dall'altra. Mi
mettiamo da parte. Ah, no, 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 aspetta, qui. No, si è scolato tutto. Questo è il risultato del nostro viola. Una cosa importantissima è quella di avere una ciotola con l'acqua qui, alla vostra destra, in modo tale da spegnere subito le candele. Adesso andiamo a mettere il nostro verde e vediamo cosa ne viene fuori. Voglio il verde, il colore dei vichinghi, su! E allora vado a fare una cosa bellissima. Aspettiamo che si sciolga anche il verde. Andiamo da questa parte qui. Ci impiega veramente tantissimo tempo per fare questa operazione perché è un lavoro di pazienza. Guardate che spettacolo, ragazzi. Quest'opera la venderanno a qualche museo internazionale. Sì, me lo sento. Mi fermo qui col verde e vado a prendere un altro colore. Nel frattempo questa... No, dannazione, ogni volta. Adesso è il momento del rosa. Quindi andiamo a mettere il rosa. Devo dire che non avevo mai pensato di fare una cosa del genere. È tipo una specie di arcobaleno. In questo momento più che mai abbiamo bisogno di colore nella nostra vita. Quindi vado a realizzare questa specie di arcobaleno. Anche se è un po' storto, però vabbè, dettagli. Ma è veramente meraviglioso, ragazzi, guardate che bello. Giallo come il sole, guardate che bello, ragazzi. Il giallo secondo me dovrebbe dare un tocco molto particolare a questo ritratto. Ma che ritratto? Cosa c'entra? Col giallo tutto splenderà. Vado a mettere qui, nella parte finale che è un po' vuota, cercando di ampliare un po' questo nostro disegno. Ragazzi, adesso vi faccio vedere il nostro risultato provvisorio. È questo qui, scusate se sono diventato scuro, ma ormai lo sapete. Guardate quanto è bella la mia opera, ragazzi, veramente spettacolare. Sono sicuro che il Louvre apprezzerà. Ok, so benissimo dove appendere il nostro quadro al momento. Secondo me in bagno è perfetto, guardate che bello. Sta benissimo, guardate che spettacolo. Sì, una meraviglia. È orribile sto quadro, ma perché è venuto così brutto? Cioè, ma io lo volevo più bello, che cos'è? Un unicorno scoppiato? No ragazzi, non ci sto. Adesso torniamo lì sul banco e lo sistemiamo. E facciamo qualcosa di presentabile, perché io sono il vichingo artistico e non posso fallire un esperimento simile. Bene ragazzi, torniamo dal nostro amico disegno, accendiamo la candela rossa, sì, perché questa volta mettiamo il rosso, colore molto natalizio, che secondo me andrà a riparare un pochino questo disastro. Quindi mettiamo il rosso e facciamo una scia, sì, perché ormai il mio è diventato un unicorno. In realtà sembra la gonna di un unicorno, però vabbè, dettagli. Aspettiamo che la nostra candela si sciolga per bene e che cominci a prendere un ritmo più elevato. Certo, devo dire che sta cosa è veramente rilassante. Come colore che non abbiamo utilizzato, manca soltanto l'azzurro, quindi andiamo a mettere l'azzurro. Guardate ragazzi, comunque sta diventando una specie di albero, una pianta. Guardate quanti colori ha questo nostro dipinto, veramente devo dire che adesso mi piace un po' di più. Vediamo se con l'azzurro andiamo a sistemare ancora di più la situazione. Sapete una cosa ragazzi, le grandi opere, e questo ce lo insegna il passato, sono frutto di casualità. Molte volte i grandi pittori facevano le loro opere così, dal nulla, magari vedevano una cosa e subito avevano l'ispirazione. Chi lo sa ragazzi, magari questo quadro un giorno varrà milioni di dollari. Prima sembrava un unicorno, poi la gonna di un unicorno, adesso una pianta. Un giorno quando morirò sarò considerato un artista incompreso. Sapete qual è la cosa bella della cera? Che quando asciuga, e magari provate a sovrapporre un colore all'altro, non si unisce, quindi sì, rimangono separati. Cioè questa cosa è veramente bellissima. Vedete, io metto il viola sopra il blu e non si unisce perché ormai il blu è asciutto. In poche parole, potete mettere un colore sopra l'altro. Eccoci qui, sempre nel lettone, che ormai è un'altra postazione, che fa pure rima, lettone postazione. Allora ragazzi, ho finito il mio ritratto. Non resta che firmare il tutto, in modo tale da rendere unica quest'opera. Ora, per chi volesse acquistare il disegno, darò tutto in beneficenza. Sì, alla modica cifra di 1 euro e 20 centesimi. 1 euro e 20 centesimi, però che beneficenza è? L'importante è fare le cose col cuore. Oh, guardate qui! Che spettacolo, ragazzi! Adesso è veramente bello. Ora, tralasciando che praticamente, diciamo, la tela è quadrata, però volendo potrebbe essere appeso anche così, a rombo. Adesso dobbiamo trovare un nome a quest'opera. Ci sono! Io, nel nome di Vito Bellavita, ovvero il creatore di quest'opera, la nomino la pianta della vita.
Sì, questa è la pianta della nostra vita. Infatti, guardate il verde, questa parte qui è la base della pianta, la terra, il colore della nostra terra, perché la vegetazione, la vita, in poche parole. E siccome il pianeta negli ultimi anni è stato trattato male da noi esseri umani, oggi io ho deciso di dedicare questo ritratto al nostro pianeta. Continua a sbagliare, non è il ritratto, è un dipinto. Dipinto. Di non è di Picce, non è di uno che si chiama Pinto. È un dipinto tutto unito. Andiamo ad analizzare il nostro dipinto. Questa è la spiegazione scientifica artistica che ho dato al mio dipinto. Questa è la base, il verde, cioè la nostra terra. E questa è la pianta, appunto, della vita, fatta di tanti colori, ed ogni colore rappresenta un'emozione, una sfumatura, un qualcosa. Vedete il rosso? Il rosso, per esempio, sono tutte le ferite che durante la vita ci facciamo. Il giallo è l'allegria che sprizza dalle nostre vene. Infatti, guardate, anche le emozioni viaggiano in tutta la tela. Abbiamo anche il blu è l'immensità, ragazzi, il sognare qualcosa. Poi abbiamo il viola, che potrebbe rappresentare i momenti tristi che viviamo nella nostra vita. E infine abbiamo il rosa, ovvero la pace, l'essenza della pace. Infatti abbiamo pace dappertutto. Insomma, ragazzi, e voi che significato avete dato a questo disegno? Non lo so il perché, ragazzi, ma oggi mi sento troppo artistico. Per oggi chiamatemi Vito Giotto. Ah! Un'ultima cosa molto importante. La nostra ruota delle penitenze al momento è vuota. Scrivete qui sotto nei commenti un qualcosa da poter fare con la ruota delle penitenze. L'idea più bella verrà scelta. Mi raccomando, sbizzarritevi e fatemi sapere qui sotto nei commenti. Cari vichinghi, per questo video di oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!